Le palestre chiuse, le palestre che soffrono, lo sport che muore in silenzio, senza clamore, quasi non interessasse. Si sentono soli i proprietari di palestre e di associazioni sportive. La solitudine dei numeri primi, come nel caso di Mimmo D'Elia, già campione mondiale di Thai Boxing, che da quella palestra vuota e senza luce lancia un appello, chiede speranza. È la forza di volontà che ci porta la speranza, la forza di volontà, l'amore per lo sport ad andare avanti. Ma tutto questo ha sempre un limite, no? Ha una fine. Se non abbiamo un supporto imminente, qualcosa, credo che veramente è la fine, è il tracollo dello sport. Parlo proprio dello sport in generale, dello sport perché comunque la persona ha bisogno di allenarsi, di fare un po' di attività fisica e poi questo è il nostro lavoro, la nostra vita. Decreto ristori, fondamentalmente vi taglia anche fuori. Il nuovo decreto, sì, di Draghi non prevede i ristori per le associazioni sportive. È un dramma, questo qua è veramente un dramma perché è un dramma e anche una cosa illogica di tutto, cioè siamo chiusi da 14 mesi. Mi pare veramente una presa in giro che ci hanno tagliato fuori. Chiuse da mesi le palestre e più in generale lo sport chiedono rispetto, chiedono vita, chiedono la riapertura, perché no, non c'è vita senza lo sport.